Ciao compagni di scuola! Forse vi ricorderete di me per i effetti collaterali, oppure Vabbè, comunque, benvenuti sullo sfogo! È tipo... no? Tipo il meme di Will Smith. Il format è nato per farvi sfogare di tutte le vostre frustrazioni della vita su scuola, amici, parenti, genitori, cani che fanno la cacca dentro casa, insomma, tutto quanto. Ogni video ovviamente avrà un tema diverso, altrimenti non avrebbe senso. E il tema di oggi era esperienze traumatiche a scuola. Io, sia sul mio profilo che sul profilo di scuola.net, vi ho chiesto di raccontarmi le esperienze più traumatiche legate alla scuola. Questo è il primo video di questo nuovo format e mi sono dimenticato di togliere la sedia. Adesso la massacreremo. Mi piace troppo rompere le cose. Iniziamo. Lo sfogo! Esperienze traumatiche a scuola. Allora, in pratica l'anno scorso, in primo superiore liceo scientifico, eravamo nell'ora prima del compito di matematica, abbiamo preso il crocifisso che era appeso in classe e abbiamo iniziato a fare una processione per la classe. A un certo punto entra la vicepreside che va a chiamare la nostra professoressa, che arriva successivamente e ci mette una nota. Ah, la terza volta uguale! Ragazzi, se veramente questo è il primo audio che mi avete mandato, questo format avrà una vita brevissima. Porca p***a. La prof che mi traumatizzava in prima liceo, la sua passione era farmi piangere mentre io non riuscivo a trovare il metodo giusto per studiare la sua materia come voleva lei. E se tutti non lo facevamo ci dava sotto. Una tortura per tutti quella prof, ma le cose che ho studiato me le ricordo ancora e sono passati 5 anni. Che trauma però che ci ha fatto passare. Ragazzi, la terapia del dolore, cioè nel senso più una cosa rimane traumatica... e più te la ricordi. Ma in realtà non è che tu hai imparato qualcosa, semplicemente è un po' come quando torni dall'Afghanistan, è stress post-traumatico. Se mi scrivi in DM ti lascio il numero di uno psicologo che è pazzesco. Io vivo a Bari, ho iniziato a fare il primo liceo, lo scientifico Cambridge. Vado lì e cosa succede? Che mi hanno detto che era appunto la prima classe, cioè il primo liceo era in italiano e poi tutto il resto era in inglese. No, invece era praticamente... Ma stai in una stazione? 2000 years later. Parlare in inglese io continuo a dire yes, the pen is on the table, e così continuerà per tutta la vita. Ogni volta seguo tutti i vostri grazie aiuti, quindi grazie mille. Smettila, grazie. Davvero, troppo gentile. È una cosa di sopravvivenza. Sì, lo so, grazie mille. Ma no, smettila. Voi l'avete capito? Una volta mi ha suonato il telefono mentre stavo facendo gli esami di recupero e ho risposto e il professore si è messo a gridare. Ma alla fine hai recuperato almeno. No, perché se no c'è scuola.net ripetizione. Basta. Era il primo giorno di scuola e dalla noia mi sono addormentato. Ad un certo punto viene la mia prof, mi tocca. Oh, you touch my tala. Mi tocca e mi sveglio, vado dalla sedia e senza nemmeno accorgermene ho mandato a quel paese la prof pensando fosse il mio compagno di banco. Ah, e poi ho preso una nota. Il vincitore della figura di più devastante del primo giorno di scuola ce l'ha... come che ti chiami? Sofì Cengbaballi. Comunque i nomi di Instagram sono sempre molto... pazzeschi. Inoltre, se il video ti è piaciuto vi invito a mettere mi piace e a seguirmi sia su Instagram che su scuola.net, perché presto uscirà un nuovo tema per lo sfogo. Lo sfogo! Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto e vi invito a sfogarvi qui sotto nei commenti, mettendo mi piace e commentando con altre esperienze traumatiche legate alla scuola. Allora, il mio scopo è creare una sorta di, non so, centro di recupero, quindi niente, sfogatevi tranquillamente e magari risparmiate anche qualche soldo dallo psicologo. Ciao!